Giuseppe Guerrera. E la professione tua è? Io sono architetto. Perché stavamo parlando del 9-11, il cosiddetto 11 settembre. E è possibile che un edificio possa cadere così perché si incendia? Il Palazzo 7, per esempio. Il Palazzo 7, che è il terzo edificio... Era distante. Come, Paolo Attivissimo dice che è normale, si incendia, si incendia e crolla. Quell'edificio aveva una struttura centrale. Una struttura centrale che era portante di tutti i piani. Per quanto l'esplosione di un Boeing pieno di carburante possa generare una massa di calore enorme, questo calore non può sciogliere quasi contemporaneamente tutti i piani o il crollo di alcuni piani schiacciare i piani sottostanti. Non è possibile. Quella dinamica si vede decisamente che è una dinamica esplosiva a catena. Basta vedere un film, io non sto facendo teorie perché non sono... Ma qualsiasi studente di architettura potrebbe... Perché bisogna conoscere bene le strutture, un semplice studente non può arrivare a fare conclusioni di questo genere. Ci vuole uno strutturista per capirlo. Ah. Io scusa, chi è uno strutturista? Uno strutturista è un tecnico esperto in strutture, può essere un ingegnere, sicuramente un ingegnere edile che si intende di strutture, come può essere un architetto che si è specializzato in strutture, cosa un po' difficile perché di solito l'architetto si occupa più di estetica, di strutture, però ha fatto scienze delle costruzioni, statica, tecnologia, quindi sa che cos'è un edificio, sa che cos'è la dinamica delle forme, delle strutture. Quella cosa, secondo me, lo intervistano sul rating, non sapevo cosa. Ma non perché abbia sentito tante cose sull'argomento, però un crollo del genere per me è improbabile. Il terzo edificio, quello che non è stato colpito da crollato. Il palazzo 7. Ancora più strano. Ed è crollato simmetricamente. Lì potrebbe esserci lo Spirito Santo, no? Come è crollato l'altro, pur non essendo stato colpito. Certo, voglio dire, se è stata tutta un'organizzazione, bella sfacciata anche. Bella sfacciata, perché caspita. Io poi penso tante teorie, cioè quella capacità di colpire due edifici in quella maniera. Tu della lingua. È quasi da pilota automatico. Sì, ma infatti c'è non chi, da conduttore di aerei. C'è chi come Simon Schacchi ha fatto un bel video su internet che dice appunto i video che ci hanno fatto vedere i media sono falsi, sono completamente falsi. Sono tutti uguali. E sono veramente manipolati, quindi. È una cosa molto improbabile che arrivino dei terroristi arabi che hanno partecipato a una scuola di pilotaggio. Siamo un po' stufi di queste spiegazioni un po' così sommarie. Cioè, e siccome loro se ne devono andare, prego. Per questo 26. Per questo 26, quindi intanto per iscriverci. Innanzitutto portami un foglietto e una penna che scambia il numero di telefono, perché sennò. Io faccio una cosa che non dovrei fare. Ma tanto non ti riprendo. Questo so che è buono. Ritornando al discorso di l'11 settembre, apre tutta una serie di argomenti, ma sovranazionali, cioè stiamo parlando di strategie della tensione a livello planetario. Allora, qui si hanno tanti discorsi, il Bilderberg, la trilaterale, tutta una serie di cose che non dico lasciano il tempo che trovano, però le ripercussioni qualunque arrivano. Cosa che noi facciamo, una mente molto aperta e informata sa che se va a sollevare un coperchio sotto ci possono essere molte cose. Che cosa, come... Come mi sento nome e cognome, gli lascio il numero di telefono. Sì, dicevo per il 26. Per il 26, allora, noi prima di tutto ci dobbiamo iscrivere, come funziona? Con un modulo dobbiamo scaricare? Beh, questo c'è il modulo su internet. Anche dal vivo magari, no? Il giorno stesso? Su marra.it c'è il modulo. Io sto dicendo per promuovere il fatto che vengano persone, che vengano dei vostri, se lo dite su. Facciamo un bel evento Facebook, no? Sì, possiamo fare un video, possiamo... Ma guarda che oggi è 14. Dobbiamo anche informare per resistere. Noi, Carla, dal punto di vista mediatico... Potremmo fare un video dove siete voi. Ma per resistere è un sito informativo, no? Sì, è un sito. Sì, che però ha... Non lo so, che già ti è venuta la valigia. 300.000 contatti. Noi
d'amore, come hai visto, abbiamo già sulle nostre pagine. Cioè, bisogna fare una cosa di invito ai vostri a partecipare. Quanti posti ci sono dentro? Ce ne stanno 1000, ma se ne vengono 5000, 10000, è pure meglio, ovviamente. Io penso che ormai mille persone, cavoli, le diciamo, ne parlerò, ho tre cose televisive lunedì e mercoledì, ne parlo lì, insomma, ovviamente continueremo, però non importa, non è così che mi inviate, io un po' una cosa dovreste mettere qualche cosa su io mi sono preso una pausa, cioè, di solito organizziamo l'evento, poi se lo volete creare voi l'evento, ma l'evento pare che già no fallo tu, ma l'evento lo dovete creare voi, no, lo creiamo noi, lo dovete creare voi, cioè dovete dare l'indicazione ai vostri di venire, sì. Che lo dico io non sono, capito, ognuno invita i suoi, ognuno invita il proprio, la propria platea, perché penso che anche voi abbiate, cioè dovete, sopra lo sai, studiare una formulina efficace per fare in modo che vengano. Io su divulgazione diretta mi vedo di rilassare la appuntamento c'è quello di YouTube, perché bisogna procedere nelle operazioni per fare sto caso. No, ma di proprio sul sito c'è proprio, sarà filmato il referendum, ma non ieri sera. Va bene, ci vogliono aggiornamenti, sì, perché noi poi ancora abbiamo un po' di strada da fare. Dobbiamo riprendere anche noi un treno. Va bene, allora ci aggiorniamo. Allora, scusa, dammi il numero. Daniele Di Luciano. Magari il numero non lo vedo. No, infatti, stavo per i tuoi fans lo...